Allora, cominciamo a come dire, pian piano introdurre un po' di definizione e vedere i concetti di base della conduzione elettrica nei semiconduttori. Noi, vabbè, un po' si capisce anche nella storia che abbiamo visto, in realtà nell'ambito del corso ci concentreremo sull'elettronica basata sui semiconduttori. Nel tempo le valvole sono praticamente scomparse e conviene guardare soltanto elettronica semiconduttori. Magari le valvole si capiscono per analogia a quella che è l'elettronica a semiconduttori. Dunque, c'è da introdurre alcuni concetti di base. E prima di tutto il concetto di cristallo, o meglio di solido cristallino. Dunque, la caratteristica principale di un solido cristallino è che gli atomi sono posizionati su un reticolo regolare. Gli atomi formano un reticolo regolare. Io faccio un esempio bidimensionale che posso fare avendo a disposizione una lavagna. Questo immaginiamo sia un reticolo quadrato. Poi in tre dimensioni potrebbe essere un reticolo cubico, ci sono moltissimi tipi di reticoli diversi e il solido viene definito dal tipo di atomi che ci sono e dal tipo di reticolo che formano. Quindi caratteristica principale di un reticolo è che gli atomi sono posizionati in modo regolare con una struttura periodica. Okay? Cos'è che tiene gli atomi in questa struttura? Beh, sono semplicemente le forze di legame tra gli atomi. Sono semplicemente le forze di legame chimico tra gli atomi che trovano una configurazione di minima energia, che è la configurazione di riposo del materiale, e in quella configurazione il materiale si pone. Chiaramente ci vuole, se il cristallo viene realizzato in modo artificiale, ci vuole una procedura di formazione del cristallo particolare, perché non è banale riuscire a costruire un cristallo perfetto. Tipicamente si parte dal materiale fuso e poi si fa raffreddare in modo molto lento, facendo sì che gli atomi vadano nelle posizioni giuste del cristallo. Okay. Ovviamente cristalli si trovano anche in natura di tanti tipi. Allora, quindi questo è il primo concetto da tenere presente. Noi avremo praticamente sempre a che fare con solidi cristallini. I metalli sono tipicamente solidi cristallini. Spesso sono policristallini. Policristallini vuol dire che sono formati di tanti piccoli grani, ciascuno cristallino. Però i grani non sono, sono grani distinti, ecco. Non tutti i solidi cristallini sono metalli. La caratteristica principale dei metalli come solidi cristallini è che gli elettroni di valenza in realtà sono liberi di muoversi nel materiale. Cioè gli elettroni di valenza di ciascun atomo si staccano dall'atomo di appartenenza e sono liberi di muoversi nel metallo. Io faccio gli elettroni con questi pallini rossi col segno meno. Quindi se per esempio ciascuno di questi atomi che ho rappresentato ha un elettrone di valenza, cosa succede? L'elettrone di valenza si libera, l'atomo rimane carico positivamente, diventa un ione positivo. Quindi abbiamo nei metalli gli elettroni
sono liberi di muoversi nel metallo. Cristallo. E invece gli ioni rappresentati, costituiti dagli atomi che hanno perso un elettrone e di non perso un elettrone, sono nella posizione del reticolo, sono fermi, fissi. Allora, questo è il motivo per cui si parla di gas di elettroni. Un modo, è una analogia, insomma, che si fa, è un modo abbastanza semplice di descrivere la situazione che si ha in un metallo, sono gas di elettroni. Quindi immaginate, la struttura solida, fisica, pesante del metallo costituito da questi ioni nelle posizioni reticolari e dentro c'è questa nuvola di elettroni che si muove. Chiaramente se si applica un campo elettrico questi elettroni si muovono, gli ioni sono fermi. Quindi poi tutta la corrente in un metallo è fornita, è resa possibile dal fatto che gli elettroni sono liberi di muoversi. Ok? Vabbè. Come si muovono gli elettroni in un metallo? Ecco, qui ci sono un po' di... qui c'è una sottigliezza fisica che io accenno, ma chiaramente per la quale poi vi chiedo un atto di fede, no? Perché non è un aspetto su cui possiamo entrare nel dettaglio. Ora, immaginate le forze a cui sono sottoposti gli elettroni. Chiaramente... gli elettroni vedono tutti quegli ioni che sono carichi e quindi esercitano delle forze sugli elettroni. Non solo vedono gli ioni, ma poi vedono anche gli altri elettroni. Allora, nella fisica, soprattutto nella fisica della materia condensata, che è la fisica che si occupa dei solidi e dei liquidi, ci sono delle... diciamo, ci sono dei metodi per trattare queste situazioni e il metodo principale è quello di ricorrere a delle descrizioni in termini di quasi particella. Cioè io ho delle particelle fisiche tra virgolette reali, che sono gli elettroni e gli ioni, ma che tra di loro interagiscono, perché essendo carichi si vedono, e io tratto tutto questo sistema in termini di quasi particelle, cioè posso descrivere il tutto come se avessi degli elettroni completamente liberi di muoversi nel materiale, cioè come se si muovessero nel vuoto, ma e quindi a tutti gli effetti identici agli elettroni reali, ma dotati di una massa diversa. Ok? In pratica è un po' un atto di fiducia, perché è un, diciamo, un concetto molto... In realtà è un concetto più sofisticato di quello che sembra. Però dobbiamo tenere questo passaggio. Noi, nonostante tutto, faremo finta che l'elettrone si muova veramente libero nel cristallo, senza sentire il campo dovuto agli ioni fissi. Basta che
utilizziamo per l'elettrone una massa leggermente diversa da quello che ha nel vuoto. Adesso qualunque cosa complica di più, cioè fa capire di meno. Qualunque esempio fa capire di meno. C'è una battuta di Ennio Flaiano di una cinquantina di anni fa che diceva: se si spiega con un esempio, se si spiega con un esempio non capisco più niente. Allora, quindi lasciamola così. Vediamo come guarderemo la cosa noi. Consideriamo gli elettroni in un metallo veramente libero, ci dimenticheremo degli ioni fissi che ci sono. Allora, guardiamo questo elettrone libero che si muove nel tempo in risposta a un campo elettrico che possiamo applicare al materiale. Dunque, immaginiamo di presentare gli assi e mettiamo il tempo da questa parte e lo spazio dall'altro. Quindi supponiamo di avere a tempo zero un elettrone messo qua, in x uguale a 0. E immaginiamo di applicare all'elettrone un campo, facciamo due prove, prima senza applicare nessun campo e poi immaginiamo di applicare un campo elettrico. Allora, se non applichiamo nessun campo, che cosa succede? Succede che l'elettrone si muove soltanto per quella che si chiama agitazione termica. Quindi che cosa fa? Magari ha una velocità in questa direzione, poi subisce un urto, per cui viene rimbalzato indietro, poi subisce ancora un urto e viene rimbalzato avanti, poi un altro urto, poi insomma rimbalza su e giù. A che cosa sono dovuti questi urti? Questi urti sono dovuti a tante, tante cose, può sbattere contro un altro elettrone, può, siccome siamo a temperatura diversa da zero, quello che succede è che tutti gli ioni e tutti gli altri elettroni vibrano nel cristallo e quindi facilmente l'elettrone può sbattere, perché l'elettrone non vede gli ioni se sono fermi, perché quello è della presenza degli ioni fermi si tiene conto nella descrizione in termini di quasi particella, ma se gli ioni si muovono possono alterare il comportamento dell'elettrone. Quindi l'elettrone è soggetto a tutta una serie di urti, quindi ricapitoliamo, gli urti possono essere dovuti ad altri elettroni che si muovono, altri ioni che si muovono, a delle impurezze, dei difetti che sono presenti nel materiale. Questi direi sono le cose principali. Se non c'è nessun campo elettrico che tira l'elettrone in una direzione o nell'altra, mediamente l'elettrone sta fermo. Cioè si muove un po' su, un po' rimbalza indietro, ma insomma non c'è niente che lo tira veramente da una parte. Quindi questa è la situazione in cui il campo elettrico è nullo. Ecco, se invece l'elettrone si trova sempre qua, ma si applica all'elettrone un campo elettrico non nullo, per esempio mettiamolo in questa direzione, quindi in direzione negativa delle x, però chiaramente l'elettrone è carico negativamente, quindi avremo una forza che spinge verso l'alto. Che cosa succede? Ma niente, succede semplicemente che a questa serie di urti casuali si sovrappone una forza che spinge l'elettrone verso l'alto. Quindi l'elettrone in realtà avrà uno spostamento fatto così, fa gli stessi urti di prima, però chiaramente quando avanza, avanza di più di quando torna indietro. E quindi, nonostante tutti gli urti, mediamente
si sposta verso l'alto. Quindi dopo un certo tempo avrà percorso, dopo un certo tempo, diciamo T grande, se l'elettrone è soggetto a un campo, in media avrà percorso un certo spazio, chiamiamolo L, con una velocità media che è L diviso T. Questa velocità media si chiama anche velocità di deriva. Quindi è velocità di deriva in inglese, giusto, bene che cominciamo a dare un nome inglese anche a tutte le cose, drift velocity. Ok, quindi state attenti, la velocità di deriva è veramente una velocità media. In ciascun istante la velocità dell'elettrone è molto diversa dalla velocità di deriva. Quindi se io guardo la velocità che ha l'elettrone in ciascun istante, che è la derivata di questa curva verde istante per istante, questa velocità può essere molto diversa dalla velocità di deriva. Ok, io direi, rispetto a quella che è la situazione reale, ho esagerato la grandezza della velocità di deriva. Per farvi vedere qualcosa nel grafico, altrimenti non ci sarei riuscito. Ma in realtà gli urti sono molto più importanti dello spostamento medio. Per cui in generale quello che succede è che la velocità istante per istante è circa 100 volte più grande di quella che è la velocità media di spostamento. Ok? Tipicamente in un semiconduttore tipo il silicio la velocità istantanea è dell'ordine di 10 alla 7 centimetri al secondo e la velocità di deriva è dell'ordine di 10 alla 5 centimetri al secondo. Quindi è molto importante la sequenza degli urti. Si vede che nonostante tutti questi urti, se io guardo per un intervallo di tempo molto breve non riesco neanche a capire che c'è uno spostamento medio. Però se guardo per un tempo lungo vedo che mediamente l'elettrone si sta anche spostando. Oltre a urtare si sta anche leggermente spostando. Ecco, però la conduzione elettrica è determinata alla fine dalla velocità di deriva. È quello che mi dice quanta corrente posso far passare in un conduttore. Ecco, la cosa importante è che questa velocità di deriva è proporzionale al campo elettrico. E più è forte, più è alto il campo elettrico, maggiore è la velocità media con cui l'elettrone si sposta. È abbastanza intuibile, ma per piccoli valori tutto è lineare. Poi per valori del campo molto grandi questa relazione di proporzionalità effettivamente un pochino si perde. Ok, vediamo la stessa cosa in un altro modo, guardando un grafico della velocità in funzione del tempo. Nella stessa situazione, questo dovrebbe far capire di nuovo com'è che le cose vanno. Se io mi metto a guardare la velocità, sempre in una dimensione, non in funzione del tempo. Partiamo dagli elettroni che ha una certa velocità all'inizio. Allora, io che cosa mi devo ricordare? Mi devo ricordare che c'è un campo E che abbiamo detto è in questa direzione e poi qua mi devo ricordare che c'è una forza che è uguale a meno Q per E, dove Q è il modulo della carica Q è il modulo della carica dell'elettrone. Va bene?
Quindi meno cooperè è la forza, quindi la forza agisce nel senso della V positiva e ho un'accelerazione sull'elettrone che è uguale alla forza diviso la massa, giusto? Ed è uguale alla derivata della velocità rispetto al tempo, giusto? Questa è la prima legge di Newton. Posso applicarla perché l'elettrone è, come quasi particella nel metallo, è libero di muoversi. L'unica cosa è che quella massa non sarà proprio la massa dell'elettrone, che sarà una massa leggermente diversa. Allora, dunque, ecco, c'è un'analogia interessante, ora mi è venuta in mente parlando più avanti per capire il concetto di quasi particella, che effettivamente è rigorosa e dal punto di vista intuitivo mi fa capire correttamente. Dunque, immaginate questo. Immaginate che io abbia una palla di metallo, una pallina d'acciaio, e che questa pallina d'acciaio abbia intorno un rivestimento di plastica, sia dentro una sfera di plastica molto grande, no? Allora, io voglio descrivere il comportamento del sistema. Il sistema inizia a essere complicato perché io ho una pallina di plastica, questo guscio, scusate, pallina di acciaio, il guscio di plastica intorno, devo spiegare l'interazione della pallina di plastica con quella di metallo, e chiaramente c'è pressione su tutta la superficie, non è una cosa banale il tipo di cosa. Se poi la pallina di plastica si muove nel terreno, rotola nel terreno, io devo stare, immaginate cosa succede nel sistema, io ho la palla di plastica che rotola e passa in momento a quella interna di metallo. Quindi se io volessi scrivere un'equazione per spiegare tutto il sistema non sarebbe banale, ho un'interazione tra palla di plastica, palla di metallo e terreno. Ok? Va bene. Dal punto di vista perfettamente rigoroso, se sono abbastanza solidali la palla di metallo e quella di plastica, io posso descrivere tutto il sistema in modo molto più semplice, come se soltanto fosse la palla grande come la palla di plastica, ma pesante, ma con una massa pari alla somma delle due masse. Alla fine funziona. Di fatto è una quasi palla, una quasi particella, che in realtà mi tiene presente non soltanto la singola palla di plastica, non è più la palla di plastica, perché ho alterato la palla di plastica con quella di metallo dentro, e questa alterazione mi permette di evitare di dover fare conti di tutte le interazioni che c'è tra la palla che c'è dentro e la palla che c'è fuori. Okay? Oh, questo è ed è quello che rigorosamente si fa, insomma, non è che in quel caso è molto molto più intuitivo, in quest'altro caso lo è meno, ma in pratica il meccanismo è lo stesso. Vabbè, torniamo un attimo qua. Quindi io so che finché c'è questo campo, la derivata della velocità nel tempo, quando l'elettrone si muove in modo libero, è positiva ed è uguale a F su M. Quindi, sì, e il campo è negativo, quindi F è positivo. Allora, quindi che cosa succede? L'elettrone parte da qua, è libero, la velocità aumenta, questa pendenza... La pendenza qui dovrà essere F su M, quindi Q per il modulo del campo elettrico diviso M. Poi qui c'è un urto, dopo l'urto, immaginate che qui ci sia un urto, dopo l'urto la velocità diventa questa, cioè proprio sbatte contro un difetto, per esempio, no? Contro un atomo che non ci doveva star lì. Poi improvvisamente cambia la velocità. Ovviamente in questo frangente c'è l'urto, quindi questa legge non vale più perché non è più libero il moto, poi riprende il moto libero, la pendenza è la stessa di prima perché la forza che agisce non è cambiata. Poi c'è di nuovo un altro urto, magari lo sposta avanti, continuo così, poi c'è un altro urto,
poi c'è un altro urto, poi c'è un altro urto, poi c'è un altro urto, poi c'è un altro urto. Vedete, diciamo, la vita della particella è fatta di volo libero, moto di movimento accelerato e botte e urti che cambiano la velocità e così via. La velocità media è, per esempio, questa, è maggiore di zero, questa è la velocità media, oppure, come abbiamo chiamato prima, velocità di deriva, si indica con VD spesso. Quindi VD è proporzionale al campo elettrico, la costante di proporzionalità si indica con mu, il segno meno si tira fuori perché per chiamare tutte le quantità con segno positivo, questa costante di proporzionalità che abbiamo menzionato si chiama mobilità. In questo caso particolare la mobilità degli elettroni. È una quantità molto importante la mobilità nella conduzione elettrica, è una proprietà del materiale, dipende da tanti fattori, per esempio dipende molto dalla temperatura, perché quando cambia la temperatura cambia l'agitazione termica di atomi ed elettroni e quindi cambia anche il numero di urti che si fanno. Di solito quando aumenta la temperatura la mobilità si riduce. Insomma, è un fattore importante. Che cosa mi dice? Beh, in generale più è alta la mobilità, più a parità di campo si muovono veloci gli elettroni. Chiaro? Ovviamente si muovono veloci in media. Quando abbiamo una velocità di deriva, abbiamo anche una corrente di deriva, perché se immaginate in un semiconduttore, in un conduttore in generale, tutti gli elettroni si spostano con una velocità media nella direzione opposta a quella del campo, io ho un flusso di carica, quindi una corrente. E si può valutare anche per bene quantitativamente come questa corrente è legata alla velocità di deriva. No, immaginate questo conduttore, immaginiamo che A sia la sezione, quindi A è un'area, e che la lunghezza sia L. Immaginiamo di applicare una tensione V da qua a qua, quindi c'è un campo che è V su L. Il campo chiaramente è in questa direzione, dall'estremo positivo all'estremo negativo del conduttore. Allora io cosa faccio? Immagino di segnare un traguardo qui dentro, no? Una sezione che uso come traguardo e dico nell'intervallo di tempo delta t quanta carica passa attraverso quella sezione? No, perché mi interessa? Perché se so quanta carica passa nell'intervallo di tempo delta t, la corrente attraverso quel conduttore sarà la carica che passa diviso l'intervallo di tempo. Allora, cosa passa? Di nuovo in media, non possiamo fare altro che ragionamento in media. Beh, io so che la velocità di deriva è VD, quindi tutte le cariche che si trovano entro una distanza VD per delta T dalla sezione passano. Quelle che si trovano qui dentro
vi tornano, quelle che si trovano qui dentro stanno viaggiando in questa direzione e nell'intervallo di tempo delta t hanno attraversato il traguardo. Quelle che sono più lontane non ce la fanno, in media, no? Però chiaramente statisticamente in media vuol dire ottenere il numero preciso. Quindi come faccio a calcolare delta q? Devo conoscere il volume di questo cilindro, che è Vd per delta t per A, per la concentrazione di carica per unità di volume. Quindi questa è una densità di elettroni, come si dice, per unità di volume, quindi vuol dire numero di elettroni diviso volume, per unità di volume. Questo prodotto, quindi il volume per la densità di elettroni per unità di volume, mi dà complessivamente tutto il numero di elettroni, giusto? Per Q, che è la carica che porta ciascun elettrone, trovo la carica complessiva. Va bene? Ora, non stiamo troppo attenti ai segni, tanto può essere utile alla fine valutare il segno. Non si sbaglia in questo caso. Questa carica chiaramente che si sposta è una carica negativa, perché sono elettroni che transitano, quindi se avrò una corrente, avrò una corrente nella direzione opposta. Quindi io posso a questo punto calcolare la corrente I come delta Q su delta T. Quindi cambio pagina, no, magari lo faccio direttamente qua. I è uguale a delta Q su delta T, quindi è uguale a Q per N per Vd per A. A Q per N per Vd, la facciamo per A per Vd. Beh, questa è anche uguale, siccome Vd è Q per N per A, Vd è la mobilità per il campo, ma il campo è V su L. Quindi questa è la espressione finale. I è uguale a Q per N per A per mu diviso L per V. In che direzione va la corrente? Beh, chiaramente la corrente va in questa direzione, perché la carica negativa si sposta dall'altra parte, quindi la corrente va in questa direzione. La corrente è concorde al campo elettrico. Che abbiamo una doppia inversione di segno, la carica si sposta in direzione opposta al campo elettrico, ma le cariche sono negative, quindi alla fine la corrente va nella direzione in cui spinge il campo elettrico. Ok? Voi la riconoscete questa espressione? Questa espressione è una legge di Ohm. Vedete? La riscrivo così. I è uguale a Q per N, per A, per mu, diviso L, per V. Questa roba qua è dimensionalmente una conduttanza. No, io posso dire che R, la resistenza del conduttore, è uguale a L diviso Q N A mu, e ho V uguale a R per I. Ma questa è una definizione, diciamo, e quindi V è uguale a R per I. Queste sono tutte e due leggi di Ohm, a dire la verità, no? Io sbaglio sempre il nome della legge di Ohm. Una si chiama prima legge di Ohm, l'altra si chiama seconda legge di Ohm. Io qui ho un appunto, ma ho l'impressione che anche lì l'abbia sbagliato. Quindi io direi che questa è la seconda legge di Ohm. Seconda legge di Ohm. E questa è la prima. E questa qua è la prima. Allora, quella che si usa più frequentemente è questa, V uguale R per I, no? Io ho capito che cosa, che in un metallo
in presenza di campo elettrico, in presenza di una tensione applicata al conduttore, una corrente proporzionale a quella tensione. Questa proporzionalità dipende, come vedete, semplicemente dalla velocità di deriva. No? È quello che mi spiega il motivo per cui esiste la legge di Ohm di relazione lineare tra tensione e corrente. La seconda legge di Ohm, e la prima legge di Ohm, scusate, vedete, lega in pratica la resistenza del conduttore a alcune proprietà del materiale oppure alcune proprietà geometriche del conduttore. In realtà qui c'è l'abitudine di dividere la legge di Ohm in due termini, questa ve la faccio vedere, separare le proprietà geometriche L e A dalle proprietà del conduttore, che si racchiudono in un'unica costante che si chiama ρ, che è la resistività del materiale. Quindi ρ, che è la resistività, viene definito come 1 su Qn mu. Questa è la resistività. Elettrotecnica, questa cosa l'avete vista, vero? Eh? Sì, vero? Allora mi sapete dire se sono giusti i numeri delle prime e seconda legge? Sono giusti questi? No. Non avete usato i nomi? I numeri non avete usati per le leggi di Ohm? La prima qual è? Cioè soltanto la seconda. La seconda, ok. La seconda è scritta qua. La fisica però sembra che... Ah, ok. La fisica 1 e la fisica 2 soprattutto. Le avete guardate? Ah, ok. E le avete ricavate anche o no? Si sono anche ricavate. Ah, ok. Perfetto, quindi conoscete già la cosa. Ok, vedete, quindi la resistività è una proprietà soltanto del materiale, L e A sono proprietà geometriche. Ok, allora un po' di considerazione al lato. Sono cose di una certa rilevanza e soprattutto importante un po' di fare qualche valutazione quantitativa, perché spesso non ci si rende conto delle quantità. Allora, Q è piccola, e Q vale 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, per esempio, una corrente di 1 ampere, che non è una corrente particolarmente grande, corrisponde a un coulomb diviso un secondo, no? Un coulomb di carica che passa attraverso quella sezione in un secondo. Un coulomb di carica sono circa 10 alla 19 elettroni. Okay, quindi 10 alla 19, immaginate, insomma, 10 alla 18 sono 1 miliardo di miliardi, 10 alla 19 sono 10 miliardi di miliardi di elettroni in un secondo. E un ampere è una corrente, se volete, abbastanza insomma, normale, di piccole utilizzata in piccole potenze. Questo è che cosa voglio dire? Voglio dire che com'è che si riescono a realizzare quantità così grandi in termini di correnti quando ciascun elettrone porta una carica così piccola? Ovviamente sono tanti elettroni. Okay? Quanti sono gli elettroni? Beh, in un metallo, tipicamente quel numero n, la concentrazione di elettroni per unità di volume, vale qualcosa come 10 alla 22 elettroni per centimetro cubo. Quindi 10 alla 22 centimetri a meno 3. Quindi un numero enorme. E da che cosa deriva questo numero così grande? Beh, essenzialmente deriva dal numero di Avogadro. Voi sapete, più o meno in una mole di materiale ci sono 10 alla 23 atomi e all'incirca in una mole di un metallo è una cosa di una dimensione dell'ordine del centimetro cubo, un po' di meno un centimetro cubo, quindi quel numero lì è perfettamente ragionevole. Se ogni atomo ha un elettrone di valenza, si arriva a questi numeri. Okay, quindi le concentrazioni in gioco sono molto molto elevate in un metallo. Come vedremo più avanti, nei semiconduttori, che sono materiali
principalmente utilizzati per l'elettronica, le concentrazioni che si hanno sono veramente molto più piccole, ordini di grandezza più piccole. Okay? Anche, beh, in certi casi anche 10 ordini di grandezza più piccole, quindi una cosa completamente diversa. Caratteristica significativa dell'elettronica dei semiconduttori è che si varia di moltissimi ordini di grandezza in termini di concentrazione, di correnti, eccetera. Ecco, le mobilità sono dell'ordine in un metallo di 100, e l'unità di misura tipica per le mobilità è centimetri quadri su volt secondo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire in pratica che se abbiamo un volt su un centimetro, per capirsi, una tensione applicata di un volt su un centimetro fa un campo di un volt per centimetro e una velocità di deriva mu per E, se un volt per centimetro, viene 1 per 100, viene 100 centimetri al secondo, quindi un metro al secondo. Velocità di deriva abbastanza piccola. Questo è giusto per avere un'idea dei numeri. Ecco, tenete a mente, se riuscite, ovviamente questa quantità, perché è importante, ma anche questi due numeri come riferimento, insomma, per confrontare la cosa con quello che vedremo più avanti. Ok, finora abbiamo parlato dei metalli, adesso vediamo i semiconduttori. Conviene guardare i semiconduttori per differenza rispetto ai metalli. Beh, che cosa succede? Anche nei semiconduttori abbiamo degli atomi collocati in un reticolo cristallino. Quindi anche i semiconduttori sono tipicamente solidi cristallini e però hanno tutti gli elettroni di valenza impegnati in un legame. Tutti gli elettroni di valenza sono impegnati Che vuol dire impegnati in legame? Che non sono liberi di muoversi nel materiale, come invece avviene nel metallo. Nel metallo ci sono elettroni di valenza che non sono impegnati in legame e si possono muovere liberamente. Allora, facciamo un esempio, tanto per costruire un disegno. Immaginiamo il caso del silicio. Il silicio è del quarto gruppo della tavola periodica, quindi ha 4 elettroni di valenza. E ciascuno di questi elettroni di valenza è impegnato in un legame con un altro atomo di silicio. Quindi in un solido di silicio, in un cristallo di silicio, abbiamo che ciascun atomo di silicio ha 4 legami covalenti con altri atomi di silicio. Ora io faccio una rappresentazione chiaramente soltanto illustrativa su un piano. Chiaro, il solido è tridimensionale, io per ovvi motivi, tanto mi interessa soprattutto il principio, vi faccio vedere la cosa su un piano. Quindi immaginiamo che questo atomo di silicio abbia 4 legami covalenti con altri 4 che stanno e così via. Quindi tutti gli atomi hanno 4 legami. Questo è un cristallo in cui non ci sono elettroni di valenza liberi di muoversi. Continua.
discorso. Quindi questo vuol dire che non ci sono elettroni liberi, non si ha conduzione. Chiaro il discorso? La differenza tra un semiconduttore e un metallo è evidente, no? Non ci sono elettroni liberi, è finita, nel senso che gli ioni non si possono muovere, gli elettroni devono formare legami, perché i legami sono quelli che tengono insieme il cristallo, non si possono liberare. Questo è vero fino a un certo punto, nel senso che è vero rigorosamente soltanto a temperatura zero. Cioè 0 Kelvin, 0 assoluto, quando non ci sono vibrazioni. Quindi questo è vero per T uguale a 0 Kelvin. Perché che cosa succede a temperatura diversa da 0? Succede questo, che gli atomi cominciano a vibrare, no? La temperatura, alzare la temperatura vuol dire semplicemente questo, no? Mette in agitazione gli atomi e le particelle elementari di un materiale, quella è la temperatura, cioè la misura dell'agitazione media, dell'energia media dei singoli componenti costitutivi della materia. Quindi perché la temperatura cambia le cose in questo caso? Perché a un certo punto succede che un elettrone che è impegnato in un legame di valenza riesce ad acquisire abbastanza energia da liberarsi. Quindi l'agitazione è tale che a un certo punto uno schizza fuori, cioè si libera, si stacca dal cristallo. Si stacca, scusate, dal legame. E che cosa fa nel momento in cui si stacca? Beh, ovviamente comincia a potersi muovere nel cristallo e contemporaneamente lascia un legame non... lascia un legame vuoto. Lascia il legame vuoto, l'atomo di origine si ionizza, ovviamente perché ha una carica positiva in eccesso, e però può avvenire la conduzione. D'accordo? Quindi se a un certo punto un elettrone si libera, dunque quindi per T maggiore di 0 Kelvin, alcuni elettroni si possono liberare. Allora immaginate, no? Questo prende e si libera. A un certo punto, se io applico un campo elettrico in questa direzione, questo verrà attirato nella direzione opposta al campo elettrico, come abbiamo visto prima, né più né meno. Un elettrone libero soggetto a un campo elettrico, diciamo, si muove con una velocità media che è proporzionale al campo elettrico. Qui, come dire, nella posizione di origine rimane lo ione positivo, fermo, quello non si può muovere. L'altra cosa che dovete tenere presente, ovviamente c'è un legame carente, però finché il numero di questi elettroni che si libera è molto piccolo, non è che viene alterata la solidità della struttura, insomma, non se ne accorge proprio, ok? Cos'è che vi deve comunque venire in mente in modo abbastanza intuitivo? Che chiaramente in questo modo saranno molti di meno gli elettroni liberi che nel caso del metallo, no? Perché una volta ogni tanto qualche elettrone si libera, non è che poi sono così, magari se ne libera, ecco, in una situazione normale a temperatura ambiente più o meno si libera un elettrone ogni 10 miliardi di atomi. Okay, quindi non è che stiamo parlando di numeri significativi dal punto di vista strutturale. Quindi questo è il primo messaggio. In un semiconduttore a temperatura zero non c'è conduzione, a temperatura diversa da zero si liberano alcuni elettroni e quindi c'è un po' di conduzione. C'è un po' perché sono pochi gli elettroni che si liberano. C'è un altro effetto che è importante e che viene sfruttato in modo... molto significativo, è che c'è un altro tipo di conduzione possibile in un semiconduttore,
che invece in un metallo non è così evidente, e devo ridisegnare il cristallo per farvelo notare. Dunque, immaginiamo immaginiamo che ci sia qua un campo elettrico in questa direzione e che a un certo punto l'elettrone che sta qui per qualche motivo si liberi e vada via. D'accordo? Allora, che cosa succede? Che qui c'è un elettrone che ha lasciato uno spazio libero per un legame. Quello che può succedere è che, per esempio, magari un elettrone che è impegnato a fare questo legame, per vicinanza, di nuovo è soggetto a delle vibrazioni, magari non ha energia sufficiente per andare via, per liberarsi anche lui, però può saltare al posto di questo. D'altra parte c'è un campo che lo tira, quindi può succedere, diciamo, c'è una leggera spinta a saltare, andare più vicino alla regione con potenziale positivo. Non solo, può succedere che quello che è impegnato qua si sposta di qua, quello che è impegnato qua si sposta di qua, quello che è impegnato qua si sposta di qua, eccetera. No? Quindi c'è questo spostamento a catena. Non sono elettroni che si sono liberati, sono elettroni che saltano da un legame all'altro, spostandosi nella direzione della forza, no? In cui li spinge il campo elettrico. Ok? E questo è un effetto di conduzione che ora sembra secondario nel modo in cui ve l'ho raccontato, però in certi semiconduttori diventa l'effetto principale, cioè diventa più importante, più significativa, più grande quantitativamente la corrente dovuta a questi spostamenti che la corrente dovuta allo spostamento degli elettroni liberi. Allora, anche in questo caso entra in gioco quella descrizione in termini di quasi particella. Cioè, che cosa fa? Beh, ragazzi, anche qui non è banale. Proviamo a scrivere un'equazione, a descrivere questi salti continui, no? Questo gioco di elettrone che si sposta da un sito di legame a un altro e tutti a catena che seguono. Allora, si è sviluppato una tecnica per descrivere questo tipo di comportamento in un altro modo, cioè descrivere una posizione libera, che si chiama in questo caso una lacuna, che si sposta nella direzione opposta. Cioè, invece di descrivere tutti gli elettroni che si spostano di uno, io descrivo una lacuna che ha una carica positiva stavolta, che si sposta nella direzione opposta. Sto parlando di una descrizione che si può dimostrare essere esattamente analoga. Okay? Io in questa occasione voglio soltanto farvi intuire che è analoga. No? Poi dovete credere che si può descrivere così e per il momento qua ci fermiamo. Okay? Però è una metodologia molto molto potente, perché di fatto io uso una sola particella per descrivere un sistema complesso di passaggi. Anche qui, stavolta, solo per fare un'analogia, un'analogia, come dire, facendo riferimento a una situazione che è abbastanza intuitiva, che tanti di voi avranno visto. Allora, immaginate classica bottiglia di shampoo, ok? Piena quasi fino all'orlo, una bottiglia trasparente, tipo, non lo so, insomma, immaginate una bottiglia trasparente di shampoo. Se voi prendete la bottiglia shampoo e la rovesciate, vedete la bolla che sale. Okay? Allora, anche dal punto di vista intuitivo, immaginate di dover descrivere l'equazione, o descrivere insomma in qualche modo matematicamente lo shampoo che scende. Non è banale, perché di fatto il comportamento che segue, diciamo, che seguono le molecole dello shampoo è molto più complesso. No? Stanno seguendo i bordi, c'è questa massa che si sposta e devono seguire un percorso molto più complicato. È molto più semplice descrivere tutto con una bolla sferica che sale
in realtà sale in un fluido viscoso, perché è quello che succede. Però io ho una palla, a bolla sferica la descrivo come una palla, soggetta a delle forze, chiaramente c'è la spinta di Archimede che la porta verso l'alto, c'è un po' di attrito che rallenta la velocità di salita, si descrive in modo molto molto semplice. Questa è la stessa cosa, invece di scrivere tutti questi elettroni che si spostano in una direzione, io scrivo un buco, no? Una lacuna, una mancanza di elettroni che si spostano in direzione opposta. È esattamente la situazione analoga. Ecco, queste particelle si chiamano lacune, la corrente che corrisponde a queste particelle che si spostano è la corrente di lacune. Lacune o buche anche. In inglese è holes, quindi esattamente buche. Buche nel senso di nuovo, posizioni non occupate da elettroni. La velocità media con cui si sposta la lacuna è anch'essa proporzionale al campo elettrico e attraverso la costante che si chiama mobilità delle lacune. Quindi avremo una, adesso qui dovrei specificare, avremo una Vd corrispondente agli elettroni, che è mu per e col segno meno per gli elettroni. Dunque, pedice N indica gli elettroni. E poi avrò una velocità di deriva delle lacune che corrisponde al prodotto del campo elettrico per questa μp che è la mobilità delle lacune. Quindi completo, vediamo corrente totale. Qui l'unica cosa che bisogna fare è stare attenti ai segni. Vedete, la velocità di deriva degli elettroni è nella direzione opposta al campo elettrico. Ovviamente la velocità di deriva delle lacune, che sono positive, sono mancanze di elettroni, è nella stessa direzione del campo elettrico. Allora io che cosa faccio? La corrente di elettroni l'avevo già calcolata prima, vi ricordate, era Q per N per mu N, adesso aggiunge per ricordarmi che è la mobilità degli elettroni, per A per il campo elettrico. Questa è la corrente di elettroni, corrente di deriva degli elettroni. Poi avrò una cosa analoga, la corrente di deriva delle lacune sarà Q per P per mu P per A per E, dove questo P è la concentrazione di lacune. E questa corrente è la corrente di deriva delle lacune. E quindi avrò la corrente totale che sarà la somma delle due correnti e quindi sarà Q per N mu N più P mu P per A. Va bene, le due correnti sono
tutte e due concordi con il campo elettrico. Questo si vede bene da qua. Se c'è il campo elettrico in questa direzione, gli elettroni si muovono in direzione opposta e quindi avrò una corrente di elettroni nella direzione opposta a quella in cui si muovono gli elettroni, e poi avrò una corrente di lacune, invece, siccome le lacune sono cariche positivamente, nella direzione in cui si muovono le lacune. Quindi le due correnti si sommano concordemente. Ok? Notate che, per come vi ho descritto la situazione, la nascita delle lacune e degli elettroni liberi, per ogni elettrone che si libera rimane una lacuna. D'accordo? Un elettrone si libera dal legame e lascia una lacuna. Quindi, per quello che vi ho descritto, la concentrazione di elettroni e la concentrazione di lacune, se il materiale è omogeneo, è esattamente uguale. Okay? Allora, questa situazione è quella che si chiama dei semiconduttori intrinseci. Quindi, se il semiconduttore è intrinseco, N è uguale a P. Ci fermiamo qua per il momento. Quindi